Allora, la prima rubrica parla di cosa bisogna sapere, cioè quello che secondo me durante la settimana è stato utile, cioè ha portato, mi ha dato da riflettere, no? E allora la prima cosa è questa, ve la faccio vedere. Si tratta della Tesla che è stata hackerata utilizzando un drone. Cioè, in sostanza, il drone che ha seguito l'automobile mentre si muoveva ha potuto, all'interno aveva ovviamente un piccolo computer con cui hanno hackerato il sistema. Il vero problema ovviamente è che per ora quello che sono riusciti a fare è semplicemente aprire e chiudere le porte, cambiare la posizione dei sedili e la modalità dell'accelerazione e dello sterzo. Non sono riusciti a guidare la macchina. Però questo ci fa pensare ad un futuro in cui, immagino, avete presente quando oggi ci sono gli attacchi di DDoS. Sono stato anch'io vittima di uno di questi tempo fa, cioè ovvero tanti computer che vengono guidati, teleguidati affinché vadano tutti nello stesso posto. E immaginate se invece di essere computer che spengono un sito, di fatto siano invece delle automobili che, per esempio, nella migliore delle ipotesi vengano mandate tutte insieme ad un incrocio in quel momento, per non parlare ovviamente di cose peggiori che possono succedere. Ecco, questa è stata la notizia che mi ha colpito un po', perché ovviamente al momento fa pensare che in fondo, dai, no, non sia un granché, non sia un grosso problema, ma con le auto che si guidano da sole, con tutto questo mondo, è un attimo che diventi tutto molto più pericoloso. Allora, prima